Benvenuti, siamo con il professor Matteo Bassetti, ordinario presso l'Università di Genova e direttore della clinica di malattie infettive e tropicali dell'ospedale Policlinico San Martino di Genova. Benvenuto, professore. Buongiorno. Professor Bassetti, noi recentemente abbiamo pubblicato un'intervista in cui si parlava delle mascherine a scuola e di come, diciamo, questo provvedimento ancora persistesse nonostante in molte altre circostanze sia stato elevato. Il governo si rimanda a una decina di giorni di decidere ancora sulle mascherine. Si spera che il prossimo anno scolastico inizi senza l'uso di queste mascherine. C'è una base scientifica che giustifica questo provvedimento? Ma io guardi, oggi non abbiamo nessun razionale scientifico all'utilizzo della mascherina a scuola e in qualche modo non utilizzarlo obbligatoriamente in altre situazioni simili, perché per esempio non si utilizza per fare lo sport, non si utilizza per andare a mangiare la pizza, non si utilizza in discoteca, quindi insomma diciamo che è molto difficile oggi far comprendere ai ragazzi perché ci sia l'obbligo nella scuola. Evidentemente non c'è nessun razionale scientifico, prova ne è che gli altri paesi europei che hanno affrontato il problema come l'Italia hanno levato l'obbligo della mascherina ormai da parecchio tempo, quindi è una decisione politica e come tale bisogna chiedere le ragioni al ministro della scuola, al ministro della salute, che hanno deciso in maniera autonoma, senza ascoltare nessun parere scientifico, di mantenere questo obbligo. Io mi sarei augurato che ci potessero essere gli ultimi mese e mezzo di scuola senza la mascherina e fare gli esami senza mascherina, ma evidentemente questo ormai la mascherina a scuola è diventata più un mantra talebanico che non uno strumento utile. Quindi io non voglio neanche pensarci a che a settembre si possa pensare lontanamente che i ragazzi vadano a scuola con la mascherina. Sarebbe veramente un errore enorme. Già un errore è quello di continuare a usarla, sarebbe ancora più grande l'errore a settembre. Ecco, diciamo, adesso con questo caldo è anche difficile riuscire a mantenere i ragazzi con questa mascherina. Lei diceva che la mascherina è efficace se viene utilizzata correttamente, se viene garantita l'utilizzo di un FFP2 con un cambio di almeno 6 ore, giusto? Esatto. Allora, io credo che uno stato veramente civile è quello che pone un obbligo, lo fa rispettare, ma siccome parliamo di scuola, per la maggioranza dell'obbligo fornisce lo strumento. Quindi lo Stato avrebbe dovuto dire come va usata la mascherina coprendo naso e bocca, ogni quanto tempo va cambiata e ovviamente ogni giorno a scuola ai ragazzi doveva essere fornita una mascherina FFP2. Nel momento in cui questo non lo fai, vuol dire che già dimostri di non essere coerente con quello che decidi di fare. Quindi io ai genitori è rimasta di dover provvedere ai figli le mascherine FFP2 che mi risulta vengono utilizzate una mascherina ogni 10-15 giorni, quindi assolutamente inutile. È un provvedimento cosmetico, un provvedimento populista, è un provvedimento ipocrita, è un provvedimento senza nessun significato e senso. Ecco, lei dice anche che rischiamo di svilire l'efficacia di questo strumento di L'abbiamo già prevenzione. svilita la mascherina. La mascherina finisce questi 2 anni in cui avrà bisogno di un profondo percorso di riabilitazione. Era uno strumento che utilizzavamo noi medici e suggerivamo di utilizzarlo. In questi 2 anni in Italia la mascherina è stata vissuta più come uno strumento per evitare di prendere una multa o come uno strumento per far felice il legislatore che non per proteggerci dalle infezioni, e quindi credo che l'abbiamo veramente svilita e l'abbiamo portata a un livello veramente molto basso. Ora bisogna ritornare a riabilitarla, anche perché purtroppo quello che non ci si rendono conto i politici è che ai ragazzi, soprattutto quelli molto piccoli, l'isolamento dagli altri e le mascherine hanno fatto male, ma non male perché respirano male, non è quello il problema, qualcuno lo aveva anche detto. Male perché? Perché da una parte certamente gli ha evitato di venire in contatto con il Covid, per il quale peraltro c'è un vaccino approvato anche per i bambini, ma a parte quello, ma ci sono una serie di altri microbi che
che siano essi virus, che siano batteri, che siano funghi, che attraverso la bocca, attraverso il naso entrano nel nostro organismo e in qualche modo allenano il nostro sistema immunitario, per cui la capacità di difenderci nei confronti della maggioranza dei microrganismi ci viene dal contatto con i microrganismi stessi. Guardi che l'epatite dei bambini ormai è spiegata, l'adenovirus non è venuto in contatto con i sistemi immunitari quando doveva, cioè nei primissimi anni di vita, e quando è venuto in contatto più tardivamente, cosa ha fatto? Ha generato una reazione gravissima a livello del fegato, cosa che se avessero probabilmente fossero venuti in contatto prima non sarebbe successa. Quindi voglio dire, sono molteplici le esperienze e sono molteplici le voci che ormai si moltiplicano dicendo che le mascherine hanno avuto un senso in un certo momento, oggi sono completamente fuori dal tempo, anacronistiche, soprattutto a scuola. Ecco, questo aspetto è particolarmente interessante. Diciamo che lei ci ha detto che il nostro sistema immunitario è come quando noi alleniamo i muscoli in palestra, anche il sistema immunitario ha bisogno di essere allenato. Quindi la mascherina di fatto ha mitigato questo accesso dei virus e quindi il nostro sistema immunitario, non allenandosi, è più debole, è così? Beh, diciamo che soprattutto nei bambini non solo è più debole, ma non conosce di meno il mondo microbico intorno, perché se non ne viene in contatto non sa, e quindi quando poi dovesse venire in contatto con un microrganismo è chiaro che la reazione potrebbe essere quella di un sistema che non ha sviluppato degli anticorpi nei confronti di quel microrganismo. Quindi alla fine se il Signore ha creato il corpo umano per avere una bocca e un naso è perché attraverso la bocca e il naso mangiamo, respiriamo, parliamo, ma anche attraverso la quale entrano evidentemente dei microrganismi. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Lei recentemente ha detto, parliamo del virus, del vaiolo delle scimmie, lei recentemente ha detto che bisogna fare informazione, che cosa differente da fare allarmismo, perché diciamo qualcuno vi ha tacciato di fare allarmismo su questo aspetto qua. Però lei giustamente dice che la gente deve essere informata perché la divulgazione scientifica ha uno scopo anche di tranquillizzare sotto alcuni aspetti la popolazione, è giusto? Esatto, è proprio questo. Guardi, io credo che si inserisca questo discorso molto bene su il Covid. Perché dico questo? Perché noi siamo andati lunghi col Covid. Cosa vuol dire siamo andati lunghi? Continuiamo, bollettino, restrizioni, mascherine, tamponi. È evidente che oggi diventa difficile per i politici che fino a oggi continuano a dire che il Covid è un problema, dire che c'è un altro problema di tipo infettivologico. Gli inglesi non hanno avuto nessun problema a mandare delle raccomandazioni perché loro il Covid lo convivono da un anno. Quindi io quello che dico è non bisogna fare terrorismo, allarmismo, però non è che si può mettere la polvere sotto il tappeto, dire no, il problema non c'è, perché abbiamo 800 casi in poco più di 3 settimane, certi, più ce ne sono migliaia di casi di cui non sappiamo. Quindi voglio dire, dobbiamo necessariamente parlare tranquillizzando la popolazione, ma sensibilizzandola a quali sono le cose da farsi. Per esempio, se hai delle lesioni cutanee che non capisci di avere dei rapporti con le altre persone, che siano esse sessuali o rapporti molto stretti, vaccinare i contatti, fare squadra sull'argomento. Non parlarne come stiamo facendo in Italia, perché se ne parliamo vuol dire fare allarmismo, è sbagliato, vuol dire che si dà ragione a chi ha detto a che il Covid in Italia non siamo stati capaci di gestirlo, perché se no non avremmo nessuna paura oggi di parlare agli italiani di un nuovo problema infettivologico. Nella realtà si ha paura perché, ripeto, a mio parere il Covid è stato tirato troppo in lungo. Grazie professore per essere stato con noi. Grazie a lei.